Ma come vado avanti qua? Ah, perfetto, grazie. Allora, intanto devo dire che è molto bello vedere un applauso di puro affetto, del tutto, come dire, gratuito, nei confronti di Giorgio Napolitano. È stato proprio bello questo applauso così immediato e spontaneo. Buona giornata al Presidente, buona giornata al Ministro, a Andrea Carandini, a Giulia Maria Mozzoni Crespi, sempre così combattiva. Andiamo al nodo che mi è stato chiesto. Allora, il paesaggio è la rappresentazione materiale visibile della patria, coi suoi caratteri fisici particolari pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli. Ci vogliono secoli per fare San Gimignano, secoli per fare Venezia, secoli per fare Segesta e così via. Poi basta un piano sbagliato e le cose possono anche andare a monte. Ma se è vero che il paesaggio è il volto della patria, come dice Benedetto Croce, beh, non siamo messi tanto bene, perché la nostra patria è fisicamente nata a Palazzo Teti Mafuccini a Santa Maria di Capovetere, dove, come dice questa targa, Garibaldi ricevette l'atto di resa del Regno delle Due Sicilie. Beh, la sala parto di una nazione in un paese giusto dovrebbe essere, non dico venerata, ma rispettata. Invece guardate com'è ridotto Palazzo Teti Mafuccini. Ci hanno edificato accanto due enormi condomini che hanno avuto l'effetto ottico di schiacciarlo verso il basso. Davanti c'è un ingombro di immondizia e all'interno gli affreschi sono in condizioni assolutamente disastrose, quei tetti rotti da cui entra la pioggia. Era finito in mano a Don Nicola di Muro, sindaco di Santa Maria Capovetere, che secondo i carabinieri che andarono ad arrestarlo era il padrone, forse padrino, della città. Il palazzo finì in mano all'Alto Commissariato per la lotta alla mafia, dove è rimasto per anni. È stato finalmente restituito qualche anno fa a Santa Maria di Capovetere per il restauro. Il restauro non è ancora cominciato. E chi è oggi il sindaco di Santa Maria di Capovetere? Biagio Di Muro, figlio del vecchio Nicola Di Muro. Eletto da una coalizione trasversale, appoggiata al ballottaggio anche dal Partito Democratico. Questo lo dico perché purtroppo ci sono buchi da tutte le parti su questo tema. In realtà l'articolo 9 della Costituzione è chiarissimo: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Ed è un articolo bellissimo. Però, nel 1955... quando c'erano ancora gli strascichi del piano Marshall, quando doveva ancora essere costruita l'autostrada del sole, quando la TV era appena nata e gli italiani si bevevano i fotoromanzi, quando c'erano le macchine come questa, il furgoncino Bianchina, quando l'acqua minerale era un tale lusso che nella pubblicità viene rappresentata come fosse una regina, la regina delle acque minerali, quando uscivano pubblicità come questa, il signor uovo è diventato ricco a forza di essere caro e vi guarda dall'alto al basso, abolite le uova e provate l'uovo crema che sostituisce 8 rossi d'uovo e costa poche lire. Ecco, in quella Italia povera, l'Italia destinava lo 0,80% del PIL alla cultura. Nella nostra Italia, ammaccata dagli ultimi anni di crisi, però molto più ricca, destiniamo lo 0,19. Non per colpa di Franceschini che è qua, per colpa di un andazzo che va avanti da anni. I risultati sono purtroppo sotto gli occhi di tutti. Questa è la cittadella d'Alessandria dove è nato il risorgimento militare. 1821 la guarnigione si ammutina, si offre a Carlo Alberto, finisce in una tragedia, come è noto, e insomma sono morti. La cittadella d'Alessandria non è solo un grande esempio di architettura militare, e guardate com'è ridotta. Nessuna manutenzione da decenni.
I ragazzi che sono morti sui campi di Lombardia per il Risorgimento, a vedere queste immagini, immagino si rivoltino nella tomba. Sì, adesso sta cominciando finalmente un recupero, ma questa è la situazione. Questa abbazia dell'anno 1000 è in Toscana, a Rofeno di Asciano, c'era un campanile che pendeva un po', Italia Nostra, il FAI, tutti gli ambientalisti dicevano occhio che casca, 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 e alla fine è cascato. Perché? Come mai? Ti viene da pensare che sia perché ci hanno costruito sotto qualcosa, senza fare evidentemente bene i conti. Il castello dei Visconti a Cusago, il castello, eccolo qua, adorato da Ludovico il Moro, è nelle condizioni che vediamo adesso. Con gli alberelli che crescono sulla torretta, i tetti che crollano, ci sono passato avanti l'altro ieri, questa foto è vecchia perché i tetti si sono, le crepe si sono allargate molto di più. Il teatro di Eraclea Minoa era questa cosa qua, come immagine, ci avevano messo sopra dei gradini di plastica, guardate come si sono ridotti. Dopodiché hanno provato a farci questa copertura che adesso non solo è mostruosa, ma è rotta da tutte le parti. Togliamola, facciamoci qualcosa. È inaccettabile avere un tesoro come questo in queste condizioni. La legge di Carditello, adesso sono partiti i lavori, bisogna ringraziare il governo, prima Rai e adesso Franceschini, che stanno cominciando a metterci le mani, ma guardate come abbiamo lasciato decadere la legge di Carditello. Affreschi che qualche camorrista ha cercato di strappare, camini rubati, colonnine rubate, scale rubate, il pavimento dell'altana si sono portati via i camorristi per arredare le loro cose. Ma andando avanti così, scusate, ma il destino no, sarebbe questo. Parte o non parte sto filmato? Non parte, peccato, perché era bellissimo. Provi a cliccarci sopra, vediamo un po' se va. Vabbè, pazienza, dai. Se non va, non va. Provate un attimo. Avendolo copiato dall'altra parte, evidentemente non si è preso il... cosa. Vabbè, dai, pazienza, era molto bello. Era davvero molto bello. È l'immagine di un'anziana donna molto bella che si avvia attraverso delle macerie del suo palazzo accarezzando i simboli dell'Italia, le foto di Garibaldi, un'immagine di Garibaldi, una foto di De Gasperi, una foto di Togliatti, e mano a mano tutto intorno crolla finché lei si avvicina a una finestra e si butta giù. È un filmato che dura 50 secondi, stupendo, molto tenero, fatto dai ragazzi del Partito Democratico, lo dico perché lo stesso Partito Democratico c'ha quel sindaco lì e poi queste cose straordinarie. In realtà si può fare molto, guardate, la legge di Venaria Reale era così ed è diventata così, senza leggi speciali, senza appalti a trattativa privata, senza protezione civile, tutto regolare. Così era la torretta del Belvedere prima e così è oggi. Così era il cortile delle carrozze prima e così è oggi. Così era la citroniera prima e così è oggi. Così era la galleria grande dell'architetto Iuvarra prima, un deposito di masserizie, e così è oggi. Uno la guarda e dice, Madonna, noi italiani cosa abbiamo? Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Uno la guarda e si emoziona. Guardate la fortezza di Palmanova. Così era prima e così è adesso. Così era prima e così è adesso. Ed è tutto nato dall'idea di un sindaco che finalmente lui
nato in Sicilia, San Fratello, friulano da sempre, è riuscito a far passare l'idea che la fortezza di Palmanova non è del pubblico nel senso di nessuno, è nostra. E la gente di Palmanova l'ha capito, i friulani sono andati con la protezione civile, migliaia di volontari, bambini a strappare le erbette, alpini a far da mangiare a tutti quanti, e sono riusciti in ondate successive a fare un capolavoro a Palmanova, a dimostrare che il nostro patrimonio può essere salvato anche dalla generosità della gente, dal volontariato, dalla protezione civile. È una cosa. Franceschini l'ha vista, ci è andato, quel giorno è stato pure male, però la fortezza di Palmanova sta sicuramente meglio di quanto stesse prima. Guardate che differenza. Uno guarda e dice: mamma mia, che meraviglia! E poi guardate, queste sono cose fatte dal FAI invece, ed è bene ricordarlo, questa era l'abbazia di San Fruttuoso prima e così è l'abbazia di San Fruttuoso oggi. Così era prima e così è oggi. Il monastero della Torba a Gonnate Olona in provincia di Varese, così era prima e così è oggi. Il castello di Avio in provincia di Trento, così era prima e così è oggi. La Torre del Tescio al Bosco San Francesco d'Assisi, così era prima e così è oggi. La Torre di Montalto in provincia di Napoli, così era prima, con gli alberi che crescevano sopra, guardate che roba, e così è oggi, anzi ne approfitto. A Capua dobbiamo trovare dei free climbing che vadano su a togliere gli alberi sulle parti più alte degli stadi dell'arena, che è la seconda arena più grande del mondo romano, è importantissima, ci crescono gli alberi, non hanno i soldi, 50.000 euro per l'arena di Capua, l'arena di Spartaco, ma come si fa? La villa della Porta Bozzolo, Bozzola sul Lago Maggiore, così era prima e così è oggi, la scalinata, così era prima e così è oggi. Insomma, si possono fare tante cose, vale la pena? Certo che vale la pena, ve lo dimostro. Allora, i siti UNESCO, ne abbiamo più di tutti, 50, più se vogliamo, i due del Vaticano perché gravitano qua, e lo Zibibbo di Pantelleria, che è un sito, come dire, impalpabile, non è di muratura, però c'è. Quindi, diciamo 53, ne abbiamo più di tutti, ma li usiamo malissimo. Questo è un dossier PricewaterhouseCoopers del 2010, dice che se noi ricaviamo 100 dei nostri siti UNESCO, Spagna e Brasile ricavano 130, Gran Bretagna, Germania e Francia quasi il doppio, la Cina quasi il triplo, c'è qualcosa che non va. Il Mezzogiorno ha da solo 17 siti UNESCO, più lo Zibibbo di Pantelleria. Cioè ne ha quanti la Gran Bretagna? Che ne ha 17 tutte in... il Mezzogiorno. Eppure, il Mezzogiorno ricava 5 miliardi di dollari dal turismo straniero, la Gran Bretagna 41. Come mai? Butto lì? Guardate, questi sono i siti turistici, Franceschini, ministro anche del turismo, italiano e inglese, anzi la Calabria solo in italiano. La Gran Bretagna, che è padrona dell'inglese, cioè della lingua più parlata al mondo, a livello internazionale, ha un sito turistico in 10 lingue. Ma quanto costerà far trasporre un sito? 3.000 euro, 4.000 euro, facciano una cena di meno e facciano tradurre il sito. Chiudo mostrando come funziona dalle altre parti. Allora, in Francia, a Lens, mi fa piacere che ci sia qui oggi una delle protagoniste che poi mi racconterà forse, chissà come ha fatto, a Lens c'era una città mineraria in pieno degrado. E poi c'erano sullo sfondo di questa città mineraria, c'erano questi lons, questi terril, che sono, come dire, delle montagne costruite col carbone, con i resti del carbone. Dopodiché, lì dove c'era la morte, il buio, i soffitti bassi,
Beh, il Louvre ha aperto un Louvre Lens, una succursale, tutta luce, 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 proprio nel periodo in cui c'era Chiara, proprio negli anni suoi. Tutta luce, 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 e li ha riempiti di capolavori. E aspettavano il primo anno 500.000 visitatori, ne sono arrivati quasi il doppio, 900.000. E avevano investito 200 milioni di euro con un piano industriale che prevede incassi per 1,4 miliardi. E voi direte: ma come? 7 volte? Un euro investito che torna 7 volte? Non sarà troppo ottimistico? No, e lo dimostra Bilbao. C'era nel centro di Bilbao c'erano queste ciminiere, questi altoforni. Era una città ormai deindustrializzata, hanno tolto gli altoforni, ci hanno fatto il parco Estebaria, hanno lasciato soltanto una ciminiera a ricordare cosa c'era là. Eccola qua. E poi hanno costruito come tutti voi sapete, il Museo Guggenheim e dice un rapporto di Key European Affairs per l'Unione Europea, in 7 anni i soldi investiti a Bilbao si sono moltiplicati per 18 volte, neanche il traffico di cocaina rende così tanto se tu sai investire bene in cultura. Neanche il traffico di cocaina. E allora ecco, io spero che da queste cose che io sommariamente, molto velocemente, ho ricordato, tutti quanti noi traiamo lo spunto per andare, come diceva Giulia Maria Crespi, avanti, avanti, avanti. Grazie a tutti. Buongiorno.